Coco You e il racconto di Natale. Guardate, c'è Ellie! Ciao, Ellie! Ed ecco che arrivano Poco Io e Pato! Ciao, ragazzi! Ciao! Ehi, sono venuti anche Bruco e Ronfottino! Fantastico! Ops! Wow! È così divertente giocare nella neve! Sì! Battaglia di palle di neve! Bene! Giochiamo con la palla! Buona idea, Pocoyo! Giochiamo con la palla! Nella neve! Caspita, Pato! Sei un campione! Ellie ha ragione. Non c'è bisogno di litigare, ragazzi. Beh, se non altro, sono di nuovo amici. Oh oh. Forza, ragazzi, smettetela, dai. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Andiamo, ragazzi, questo non è il momento di rimanere arrabbiati. Ellie dice che dovreste fare pace con un bell'abbraccio. Forza! Un abbraccio! Solo un abbraccio, per favore! Dai, Pocoyo! Di qualcosa di carino a Pato! È mia! Temo che non stia funzionando, Ellie. Sembra che Ellie abbia avuto un'idea! Un racconto? Molto bene, Ellie! Sì, 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 sì! Un racconto di Natale! Questa è la storia del signor Scrooge, un vecchio creditore avaro e dal cuore di ghiaccio al quale importava solo dei soldi. Passava molte ore da solo, contando le sue monete e diventando sempre più scorbutico e distaccato. Il signor Scrooge odiava chiunque. La gente per strada fuggiva da lui non appena lo vedeva. Nessuno osava parlargli o bussare alla sua porta. Abbiamo detto che il vecchio Scrooge odiava tutti, ma più di tutto odiava il Natale. È un'immane perdita di tempo e soprattutto di denaro! Solo soletto, alimentando il suo odio e la sua rabbia, non permetteva mai allo spirito del Natale di attraversare la porta del suo ufficio. Bah! Che sciocchezza!
In una fredda notte di Natale, mentre il signor Scrooge dormiva, recluso nella sua casa desolata, il fantasma del suo antico socio, il signor Marley, andò a fargli visita. Il signor Marley gli raccontò del suo terribile destino. Incatenato e condannato a vagare per la terra a causa dell'avidità che aveva governato la sua vita, e gli rivelò che 3 fantasmi gli avrebbero fatto visita nelle 3 notti seguenti. Il fantasma del Natale passato, il fantasma del Natale presente e il fantasma del Natale futuro. Il primo ad arrivare fu il fantasma del Natale passato, che fece rivivere al vecchio Scrooge i ricordi della sua infanzia. La notte successiva apparve il fantasma del Natale presente, che gli mostrò l'infelicità della sua vita. Era isolato e odiato da tutti a causa della sua avarizia. La terza notte arrivò il fantasma del Natale futuro, che gli mostrò il terribile destino che lo avrebbe aspettato se non avesse cambiato il suo atteggiamento. Scrooge si svegliò di soprassalto da quello che pensava fosse stato un incubo, ma si sentì libero. Qualcosa in lui era cambiato. Da quel giorno, Scrooge decise di cambiare la sua vita per poter fare felici gli altri. E divenne una persona generosa e vivace, che condivideva il suo benessere e la sua ritrovata felicità con tutti. Ellie, è stato un racconto bellissimo! E suppongo che tutti noi abbiamo imparato qualcosa dalla sua morale, giusto? Andiamo! Pocoyo! Per favore! Oh. Pato? Pato? Mi domando che altro possiamo fare per far felici quei due. Il racconto di Natale ha dato a Ellie una buona idea! Bene! Credo sia ora di andare a letto. Ci sono già stati abbastanza litigi per oggi. Sì! È mia. Fantasma del racconto! Ed è venuto per annunciarvi la visita dei fantasmi dei Natali passati! Ci troviamo nel passato, quando eravate appena dei bebè. Bebè Pato e bebè Pocoyo. Thank you.
Ehi, sembrerebbe che nel Natale passato voi due foste buoni amici. Adesso verrà a farvi visita il fantasma del Natale presente. Oh, mamma! Sei un fantasma molto grande! Il fantasma del Natale presente ha appena detto che è arcistufo dei vostri litigi. E quindi ora vi mostrerà una cosa in questo sofisticato apparecchio. È mia! Vedete? Litigate tutto il tempo! È mia! Dovreste fare pace! È andato via. È mia. Care. Allora preparatevi. Sta per venire a farvi visita il fantasma del Natale futuro. Ronfotto, sei tu il fantasma del Natale futuro? Ok. Che paura! Pocoyo? Credo che siamo nel futuro. Dov'è Pato? Pocoyo, mi spiace, ma credo proprio che Pato non ci sarà nel Natale futuro. Litigavate così tanto che è andato via. Però, prima di andare via, Pato ti ha lasciato questo regalo. Pocoyo, è la tua palla! Sì, sembra quasi che sia stato tutto un incubo. Pato! Evviva, 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 evviva! Evviva, evviva, evviva! Ellie, Pocoyo e Pato vogliono dirti una cosa importante. Mi dispiace, Ellie. Fantastico! Siamo di nuovo tutti amici! Sembra che Pato e Pocoyo abbiano voglia di chiedere scusa a tutti.
Apri! Giochiamo con la palla! Che bello! Di nuovo amici! Oh no! Per favore! E così finisce questo bellissimo racconto. Buon Natale a tutti! Ciao ciao! Ci vediamo presto! Ecco Pocoyo, Pato e Ellie. Ciao a tutti! Ciao! Ah, un baule pieno di costumi! Allora, cosa pensate di fare oggi? Qualcuno di voi lo sa? Si mascherano! Si mascherano! Ah sì, ottima idea! Storia! Storia! Come dici? Vuoi che vi racconti una storia? E voi fingerete di essere i personaggi? Oh, sarà uno spasso! Posso dire in tutta sincerità di essere piuttosto bravo a raccontare storie. Forza, preparatevi! C'era una volta un regno lontano dove abitava un giovane principe coraggioso. Oh cielo! Oh, 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 aspettate! Calma, calma, calma! Il principe è quello con la corona! Qualcuno sa dirmi quale dei nostri amici è il principe? Pocoyo! Sì, è Pocoyo!
Spiacente, ragazzi. Allora, dov'ero rimasto? Ah sì, questo giovane principe si chiamava Pocoyo. Evviva! Era molto coraggioso. E affascinante. E forte. Oh, e anche alto, certo, sì. Ma il principe non era solo nel suo regno. Oh no! C'era anche una bellissima principessa elefante che aveva... No. Niente uccelli. Grazie, Ronfottino. Grazie. Dicevo, la principessa era la creatura più dolce e incantevole dell'universo. Così delicata e bella. Forte. Beh, ecco, davvero notevole, Ellie. Però non è proprio la storia che pensavo di raccontare. Comunque una principessa che fa sollevamento pesi funziona lo stesso. A che punto eravamo? Ah, sì, sì. Questa fine e delicata principessa elefante amava il principe. E il principe amava lei. Ah, non è male come storia, dopo tutto. Tuttavia, lei era terribilmente triste perché non poteva uscire a giocare con il principe a causa di un'anatra folle che glielo impediva. Era un essere crudele e folle... Oh, su, andiamo, Pato. In teoria sei tu il cattivo. Ascolta, ti prometto che farai il principe la prossima volta, ok? Per favore. Te lo prometto. Bene. Allora, quest'anatra folle era davvero crudele e fuori di testa. Fai più il matto. Di più! Fai ancora più il matto, Pato! Così sei perfetto! Grazie, Pato! Dicevo, un giorno, vedendo avvicinarsi il giovane principe, l'anatra decise di cacciarlo via per sempre, spaventandolo con un terribile e feroce drago sputafuoco! Sì! Il drago saltò addosso al principe e si mise a... baciarlo. Perbacco. Comunque sia, la folle anatra si infuriò così tanto che mandò all'attacco il suo miglior guerriero, il cavaliere addormentato, e il suo terribile esercito. Oh, ancora tu, Ronfottino. Stavolta il principe Pocoyo era circondato senza vie di fuga. Cosa poteva fare? Invitarli tutti a fare un picnic? Perché l'avrò chiesto? E a dormire nel suo letto? Ma la folle anatra era davvero furiosa con lui. Così tanto che... iniziò ad annaffiargli le piante. E la principessa elefante si mise a correre sul suo monopattino. Ellie, ma non è... Oh. Mentre il principe giocava con la sua macchina. E la folle anatra si comprava un canarino. Oh, un attimo, adesso ci sono. Sì! C'era una volta un gruppo di grandi amici che adoravano giocare insieme. Evviva! Che storia meravigliosa! Sì. Evviva le storie! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Pa 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 p
Evviva i cavalli! Ehi là, ciao Pocoyo! Ciao! Che cos'hai in mano? Libro! Un bellissimo libro illustrato, già! Palla! Certo, una palla! Bravissimo! Pesce! Esatto, sì, è un pesce! Albero! Certo, un albero! Eccellente! Sei davvero molto bravo, Pocoyo! Che cos'è? Oh, Pocoyo, non lo sai cos'è quello? Ti do un piccolo suggerimento. Galoppa e fa... Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa ritrae quell'illustrazione? Un cavallo! È il disegno di un cavallo! Non sai che cos'è un cavallo? Ok, i cavalli sono grandi animali. Mangiano l'erba e fanno un verso come questo. Corrono molto veloci, quasi quanto un'automobile. I cavalli sono dotati di grande forza fisica e sono animali di una bellezza superba. E soprattutto si possono cavalcare. Immagini Pocoyo sul dorso di un cavallo. Prova a pensarci. Pocoyo, cavallo. Cavallo, 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 cavallo. Ecco Ellie e Pato, salutali Pocoyo. Cavallo, cavallo, Pocoyo, cavallo, 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 Pocoyo vuole cavallo. Ho l'impressione che Pocoyo voglia a tutti i costi provare ad andare a cavallo. Voi non sapete dove trovarne uno. Cavallo! Pocoyo, loro non possono aiutarti. Non ce l'hanno un cavallo. Seduti! Trovatene uno! Cavallo, 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 cavallo! Bruco, Ronfottino, Pocoyo per ora potrà solo disegnarli i cavalli, credo. Cavallo, 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 cavallo. Ehi! Quattro zampe! Potreste dire a Pocoyo se quello è veramente un cavallo? No! È un cane! È Luna! Cavallo, cavallo, cavallo... Cavallo! 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 Pocoyo, smetti di gridare come un matto in questo modo. Non c'è nessun cavallo qui, purtroppo. Se fosse per me, io te ne darei centinaia di cavalli. Li metterei dappertutto. Non riusciresti a vedere altro che cavalli. Ma tu abiti nel mondo di Pocoyo. Non ci sono cavalli qui. Cavallo! Cappello. E a cosa ti serve quel cappello? Cavallo! Cavallo, oh cavallo, certo, cavallo, capisco, cavallo, cavallo. Per gridare ancora più forte, cavallo. Oh cielo, ho l'impressione che il messaggio cavallo, non sia giunto cavallo, a destinazione. Cavallo, 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 cavallo. Oh cielo, e adesso come usciamo da questa situazione? Ellie, hai per caso un'idea? Cos'è stato? Ehi, qualcuno ti ha costruito un cavallo, guarda! Potete dire a Pocoyo chi ha costruito quel bellissimo cavallo apposta per lui?
Pato ed Ellie! Pato ed Ellie, sì! Cavallo, cavallo, cavallo! Oh, io, ascolta, senti quel rumore? È un suono molto raro da sentire. Cavallo! No, non è un cavallo, è il verso di un elefante che sta piangendo. Volevo solo farti felice. Credo che tu non sia stato molto carino con Ellie. Scusa! Scusa! Scusa, Pato! Cavallo! No! Oh, ti prego, non ricominciare con la storia del cavallo, per favore! Io vuole cavallo fatto da Ellie e Pato. Fantastico! Evviva Pocoyo! Evviva i cavalli finti fatti dagli amici! Al galoppo! Alla prossima! L'albero di Natale. Ah, l'inverno! Pocoyo, Pato ed Ellie si divertono facendo tante discese con lo slittino. Ciao ragazzi! Ciao! Che divertimento! Oh, le campane di Natale! Da dove arriveranno? Da quella parte? Wow! Molto bene, Pocoyo! Hai scoperto da dove arriva la musica? Ronfotto ha fatto il suo albero di Natale! È Natale! Penso che forse anche tu dovresti trovare un albero! Starà cercando Pato. Che disordine! Ma sembra deciso a trovare ciò che cerca. Ah, ma certo, vuoi tagliare un albero per tutti. L'hai trovato! Ti sei imbattuto in un albero di Natale perfetto! Tutto pronto per tagliare? Pato, sembra che tu non sia capace di fare del male a un albero così perfetto. E ora che cosa facciamo? Sembra che a poco io sia venuta un'idea. Quante vecchie cianfrusaglie! Che spreco! Voilà! Ah! Dei semi! Era questo che stavi cercando? Quindi pianti questi semi per far crescere un albero. Adesso dobbiamo aspettare che nasca.
paura che il tuo albero non farà in tempo a crescere per Natale. Bello! Un nuovo albero! Questa sì che è una vera magia! Forse è un po' troppo piccolo per essere decorato. Ah, Ellie! Hai un piano? Caspita! Che confusione che c'è! Brava! Insomma, sembra che alla fine avrete il vostro albero di Natale. Cosa fate? Ancora più confusione! Adesso ho capito il vostro piano. Molto ingegnoso. Alla fine, il Natale ha sempre qualcosa di magico. Buon Natale a tutti! Alla prossima! Parole magiche. Ciao, Pocoyo. Ciao. Potresti dirmi a che cosa stai giocando, Pocoyo? Mattoncini! Mattoncini? No. Io credo che Pocoyo stia giocando con... Aspettate, forse sono davvero mattoncini? Bene, anche con i mattoncini ci si diverte! Guardate tutti! Pocoyo ha costruito un bellissimo e altissimo... orologio! Oh, ma è proprio strano questo orologio! Ora sì che ragioniamo! Un sonnellino all'ombra di un magnifico e frondoso... frigorifero! Oh, cosa vedono i miei occhi, Pocoyo? Ci vorrebbe davvero una bella merenda! Vorresti preparare un sandwich? Ottima idea!
Per prima cosa prendi una fetta di... Dopo metti una fetta di... Deve essere così buono questo... Se non puoi mangiare il sandwich, almeno puoi suonare il banjo. Scivola! Oh, finalmente! Non esiste cosa più divertente del... Sono d'accordo con te, Pocoyo. Poniamo fine a tutta questa confusione. Bicicletta! Ho capito tutto! Nina sta giocando alle parole magiche! Festa! Oh, molto bene, Pocoyo! Una festa! Forse manca qualcosa? Lo spirito del Natale. Tantissimo tempo fa, in una galassia sperduta nello spazio più profondo, stava finalmente per arrivare la mattina del giorno di Natale per il piccolo marziano furioso. Buon Natale, piccolo marziano! Ogni mattina di Natale, il babbo e il piccolo marziano aprivano insieme i regali. Sì.
Ma subito dopo, il babbo alieno, come sempre, spariva. Perché doveva partecipare a una missione segreta. Dopo anno, il piccolo marziano era costretto a giocare tutto solo con i suoi regali. Mentre osservava un altro pianeta con il suo telescopio, vide un albero di Natale carico di regali. Un attimo, marziano furioso! Non vorrai combinare qualcosa? Il giorno di Natale! Tutti quei regali, vero? Pato dice che è proprio la cravatta che voleva per Natale. È possibile che i biglietti sui regali siano scambiati? Così, per la prima volta nella vita, il marziano furioso visse finalmente un felice Natale. Alla fine ciò che importa non sono i regali, ma avere qualcuno con cui condividerli. Buon Natale a tutti! Christmas.
Happy holidays! See you soon! Filmini ricordo. Ciao a tutti! Che cosa state guardando? Ehi, Pocoyo ha un proiettore di film! Ciao, Pocoyo! Ciao! Oh, stiamo per vedere un film! Di cosa parla? Amici! Un film sui tuoi amici? Sì! Fantastico! Adoro i film! Non vedo l'ora! Non sto più nella pelle! Ehi, guardate un po'! Pocoyo! Sì! Sei proprio tu, Pocoyo, sul grande schermo! Ma sei incredibile! Scusa, Pocoyo. Ce ne sono altri? D'accordo, va bene, non faccio rumore. Ma guardatelo! Guardate quel monello! Dov'è andato? Ah, oh, sì, certo! È Super Pocoyo! Ecco Pocoyo che balla! Chissà se è davvero Pocoyo quello del suo filmino. Beh, e voi non preoccupatevi, Pato ed Ellie, sicuramente ci sarete anche voi. Ah, visto? Quello sei tu, Pato! E c'è anche Ellie! Oh, qui facevate morire dal ridere. Sembravate tutti e due. Tutti e due. Beh, a dire il vero sembravate davvero stupidini. Wow. Oh, guardalo, Pato, sei fortissimo. Pato, sì, sì. Povero Pato! Papero ficone! È davvero... È troppo divertente! Che ridere! Potete dire a Pocoyo se a Pato e Ellie il suo filmino piace? No! Allora non piace! Temo che non tutti si stiano divertendo con i filmini come te, caro Pocoyo. Oh, Ellie, anche tu hai dei filmini che vorresti farci vedere. Guardate che brava Ellie! Oh, straordinaria! Sei proprio una ballerina formidabile, Ellie! Sei così aggraziata, incantevole! E sei anche la principessa del monopattino! Ehi! Wow! Un numero indimenticabile, Ellie! Ma non hai nessun filmino dei tuoi amici? Beh, allora vediamoli! Ci divertiremo un mondo, lo so! Povero Pato! Non si vede più! Spiaccicato di nuovo! Oh cielo, secondo voi a Pato piace il filmino di Ellie? No, non gli piace affatto! E ora è il turno di Pato che vorrebbe farvi vedere i ricordi a lui più cari. Fantastico! Oh, oh, guardate! Oh, Pato qui era davvero elegantissimo! Ecco un papero di un certo livello! Pato qui è davvero un bel tipo! Che simpatico pennuto stravagante il nostro Pato! Pato sullo skateboard? Pato che fa gli origami. Pato che vola tra le nuvole.
Pato che fa le costruzioni. Oh cielo, non sono molto sicuro che agli altri interessi questo film, Pato. Ci sei soltanto tu? Oh, temevo che accadesse. Stanno litigando. No, ragazzi, per favore, basta! Chissà cosa hanno in mente Ronfottino e il Bruco. Qui ci vuole un filmino che piaccia a tutti quanti. Ronfottino, Bruco, vediamo un po' il vostro filmino. Eccoli lì a giocare tutti insieme. Non è il filmino più bello di tutti? Sì, giocare insieme è la cosa più bella. Evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Porticine. Ciao Pocoyo. Ciao. Oh, cosa sarà mai? Porta. Esatto. Ma cosa ci sarà mai lì dietro? Secondo voi Pocoyo dovrebbe aprire la porta per scoprirlo? Sì, aprila! Una porta per andare in cielo? Non mi quadra! Mamma, ma dove è andato a finire il cielo? Sì, forse Pato vuole restare a guardare i pesci. Di voi sa dire a Pocoyo dov'è finito Pato? È passato dalla porta! Pato, eccoti qua! Pocoyo ti cercava! Aspetta! Oh, Pocoyo, per un pelo! Pato? Pato, aspetta! Oh no, Pocoyo, temo che tu l'abbia perso di nuovo! Oh cielo, è proprio una strana porta. Prova di nuovo. Ah, l'hai visto? Pato? Sì, era proprio lui. Lui. Eccolo lì di nuovo! Oh, guarda! Un'altra porta! Ancora porte! Non ci credo! Ah!
Ascolta, ascolta, Pocoyo, non puoi rinunciare così. Quel rumore non mi è nuovo. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi ha fatto quel rumore? Pato! È stato Pato! Sì, avete ragione! Sembrava proprio Pato! Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Pocoyo. Ellie! Salve, Ellie! Pato! Pato! Evviva! L'hai trovato! Che dici, Ellie? Stai preparando qualcosa? Che cosa starà mai preparando Ellie di così importante? Che bello! Ecco perché Ellie era così occupata! Stava organizzando una festa! Evviva Pocoyo! Mai darsi per vinti! Ciao ciao! Alla prossima!